Siamo in collegamento con il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito. Salve, ben trovato come ogni venerdì, comandante. Salve, buona giornata a tutti. Allora, comandante, sicuramente una settimana impegnativa, quella appena trascorsa, anche in vista delle elezioni che sono state per voi un ulteriore carico di lavoro, le elezioni amministrative, e poi c'è stato il maltempo. Insomma, come si riesce con questa coperta così corta a essere presente su tutte le attività necessarie sul territorio? Ma con grande difficoltà, anche stamattina i quotidiani facevano un richiamo a quella che è la situazione attuale dell'organico, non soltanto della polizia locale, ma dell'intera amministrazione comunale. Devo dire che un impegno totalizzante come è stato quello delle elezioni è necessario perché bisogna consentire il diritto democratico di tutti i concittadini di esprimersi sulle scelte, quindi andava fatto. Ho ancora degli operatori che sono impegnati presso le sedi elettorali per delle attività. Quindi c'è un impegno che va fatto e va sostenuto. Il tema del maltempo è sicuramente un tema che ormai negli ultimi anni ci sta accompagnando con una certa frequenza. Devo dire che ancora stamattina, dopo le giornate convulse dei giorni scorsi, sono rimaste ancora 3 strade chiuse, via Comunale Santa Croce a Orsolona, via Cinzia all'uscita della tangenziale verso Soccavo e anche via Raffaele Ruggero dove c'è stato il crollo di un muro. Quindi devo dire ancora in questo momento abbiamo delle situazioni attive. È chiaro che un piano di traffico articolato che parte dalle prime ore del mattino che noi abbiamo per favorire la viabilità in città, quando capitano queste cose viene compromesso. E la scorsa settimana abbiamo avuto per diversi giorni chiuso l'asse mediano e quindi la circonvallazione intorno a Scampia. Sono tutte questioni che poi incidono e vanno un po' a dare dei segnali negativi sulla viabilità. Noi ovviamente ci siamo in questi momenti per cercare di alleviare le criticità, non si riescono certamente ad eliminare del tutto, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Noi ci auguriamo che quanto prima, ma ovviamente dovrà passare un po' di tempo, ci siano delle risorse sufficienti per fronteggiare al meglio, visto il ruolo che ormai ha assunto la polizia locale, con le nuove normative, un ruolo importante e significativo che va dalla viabilità, dall'infortunistica stradale, che va dalla polizia edilizia, dalla polizia ambientale, ma dalla Movida, ne abbiamo parlato più volte, che riprenderà questo fine settimana con tutte le sue problematiche, possiamo avere la possibilità di avere delle risorse per dare delle risposte sempre più efficienti alla nostra collettività. Il nuovo sindaco Gaetano Manfredi è eletto con una maggioranza notevole, insomma il 63% al primo turno, ha assicurato, insomma, che ci saranno anche degli interventi per garantire il funzionamento della macchina comunale. Lei è soddisfatto di questa elezione? Ma io sono un tecnico, non sono né soddisfatto né non soddisfatto. Certo, dalle prime dichiarazioni che vedo vengano fatte da chi ha vinto la competizione, devo dire che c'è conoscenza dei problemi, nel senso che si sa perfettamente dove bisogna andare a mettere mano. Perché ecco, qualsiasi struttura, per quanto risa particolarmente efficiente, e io chiamo ad esempio il corpo della Polizia Locale di Napoli, che in questi anni ha veramente fritto il pesce con l'acqua, per usare un termine delle nostre parti, è efficientato fino a un certo punto, oltre il quale non si può andare. Quindi leggere che ci sarà un interesse immediato per quanto riguarda gli organici e tutto quanto comporta un miglioramento dei servizi alla collettività, mi fa piacere soprattutto come cittadino, ecco, come cittadino di questo contesto particolarmente complesso in cui viviamo. Comandante, noi la salutiamo, le auguriamo naturalmente buon lavoro anche per questo fine settimana che sarà sicuramente impegnativo. Arrivederci, a venerdì prossimo. Arrivederci a voi e a tutti i telespettatori.